Il 1 novembre dell'ordinanza di degrado in zona Piazza Garibaldi, Piazza Perugino, no? E ovviamente nel titolo, un po' così, con la lente abbiamo messo in quelle zone non si potrà festeggiare Halloween. Beh, non è proprio così, nel senso che si può festeggiare Halloween sicuramente anche in quelle zone, però insomma ci saranno i prolungamenti delle chiusure già attuate in quelle aree alle 23 degli esercizi. E sono sempre le stesse le aree che abbiamo individuato come particolarmente sensibili, quindi Piazza Garibaldi e tutte le vie limitrofe per arrivare fino a Piazza Perugino, un'ordinanza antidegrado che ha avuto obiettivamente ottimi riscontri. I locali si sono adeguati e la cittadinanza, devo essere sincera, è molto contenta. Per cui, visto poi tutta una serie di festività che la città, in cui la città sarà coinvolta nelle prossime settimane, da Marcolana a Halloween, abbiamo ritenuto giusto prolungare questa ordinanza che ha dato buoni frutti fino a dopo il 1 novembre. Ecco, quali sono i punti principali dell'ordinanza? Beh, prevede la chiusura appunto dei pubblici esercizi alle ore 23:30, divieto di consumo all'aperto, ovviamente questo non riguarda le attinenze dei locali di lattine piuttosto che di vetro, di bevande in lattina o di vetro dopo le 22.